questa mattina presso il santuario San Calogero di Agrigento in occasione della ricorrenza della Virgo Fidelis, santa patrona dell'Arma dei Carabinieri, è stata celebrata una santa messa officiata da Don Salvatore Falzone, cappellano militare dell'Arma dei Carabinieri della Legione Sicilia, concelebrata da Don Angelo Cerenzia, parroco della Basilica dell'Immacolata di Agrigento. La cerimonia, in cui si inserisce anche l'80° anniversario della battaglia di Culcalber e la celebrazione della giornata dell'orfano, costituisce annualmente un momento di meditazione spirituale per le donne e gli uomini in uniforme della Benemerita. Per quel fatto d'armi alla bandiera dell'Arma fu conferita la seconda medaglia d'oro al valor militare. Alla celebrazione hanno partecipato le autorità provinciali con in testa il prefetto Sua Eccellenza Maria Rita Cocciufa, unitamente a carabinieri in servizio in congedo, alle loro famiglie, ai parenti delle vittime del dovere. Tutti i cittadini sono stati pure invitati a partecipare quali graditi ospiti dell'Arma. Vergine fedele, appunto, in onore del nostro motto nei secoli fedele. La Vergine Maria protegge tutti i carabinieri d'Italia, in particolare in questa provincia circa 1000 donne e uomini che operano per il bene comune insieme a quella che il nostro prefetto ama chiamare la squadra delle istituzioni, la squadra dello Stato. Operano a favore dei più deboli, a favore di chi non ha voce e operano grazie ai cittadini che tutti i giorni ci danno la forza e il coraggio per andare avanti a testa alta, spronandoci a fare sempre di più. Necessario ricordo va agli orfani dei carabinieri, oggi è la loro giornata, oggi ricordiamo quelli che sono diventati i nostri figli che non dimentichiamo mai.